Presentati gli eventi che animeranno l'estate faentina in Piazza della Molinella e finanziati grazie al bando da 20.000 euro messo a disposizione dal Comune di Faenza mediante il contributo di diverse sponsorizzazioni. Il bando, ideato per sostituire il cartellone del Restyle del Masin Estate, che quest'anno non verrà riproposto, ha così permesso di creare un ricco calendario per le serate di luglio, a cui si aggiungeranno tre date ad agosto, compresa la serata del 14, eventi legati ad Argillà e il Festival dei Baskers il 10-11 settembre. Oltre agli artisti di strada sono tornati ad ottenere un finanziamento dal comune Cinema Divino con due date e la Metallurgica Viganò che offrirà anche quest'anno un doppio spettacolo. Soprattutto teatro fra gli eventi finanziati, ma anche una gara di cucina amatoriale, una serata dedicata alla lotta contro la ludopatia, visita guidata al ridotto del Masini e uno speciale orienteering urbano a tema enogastronomico. Oltre il calendario di iniziative finanziate attraverso il bando comunale, l'estate della Molinella sarà poi completata da altri eventi come il teatro ragazzi, la rassegna musicale in tempo e i concerti di Strade Blu. Abbiamo scelto 9 soggetti che proporranno nella Molinella oltre 20 iniziative. Ovviamente il teatro è un tema importante, utilizzato, non ci sarà solo il teatro ma ci sarà anche la musica, il cabaret, ci saranno momenti di intrattenimento e momenti di improvvisazione teatrale, momenti di riflessione ma momenti ovviamente anche molto piacevoli. Abbiamo finanziato 4 eventi legati al teatro con un'associazione Fatti d'Arte con i quali collaboriamo da un po' di tempo, ci saranno le 2 serate della Metallurgica Viganò, ci saranno 2 serate organizzate dalla cooperativa che edita 7 sere che proporrà serate di dibattito anche con personaggi interessanti, ci saranno serate diverse, serate con la Proloco che farà delle visite guidate nella piazza, nel teatro, nel ridotto, ma ci sarà anche un evento legato all'enogastronomia con la Strada del Sangiovese e il Cinema Divino che torna con 2 serate in piazza e con cinema ma anche con assaggi prodotti dell'enogastronomia territoriale. Poi ci sarà il Ferragosto con Rumori di Fondo, una conferenza ovviamente che facciamo da tempo e questo insomma è una programmazione generale che ci fa piacere, che ci permette di organizzare oltre 20 iniziative di qualità importante che si vanno ad integrare, ad intrecciare a che cosa? Da un lato alla progettualità estiva prettamente culturale che ruota attorno alle istituzioni culturali della nostra città, per intenderci la stagione della musica classica, la stagione del teatro d'infanzia, la stagione della musica di Strade Blu, di Emilia Romagna Festival, attraverso le iniziative del Museo Internazionale delle Ceramiche più che del Museo Carlo Zauli. Insieme a questi c'è anche una vivacità diffusa. La Molinella che noi stiamo allestendo in questi giorni proporrà nel mese di luglio, di agosto fino all'inizio settembre tantissime iniziative, quasi ogni sera iniziative spesso anche spontanee. Ecco, tra queste due dimensioni, tra le istituzioni e il movimento spontaneo, abbiamo scelto 9 soggetti con i quali in modo diverso collaboriamo in qualche modo da tempo, che ci propongono 20 serate interessanti che siamo convinti che da un lato saranno una bella proposta per la nostra città, dall'altro che siamo contenti aiutano il tema della partecipazione, cioè eventi, associazioni, organizzazioni che sono sul territorio e che aiutiamo a continuare a lavorare qui. Federico Lega per Faenza Web TV.